Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. La scorsa volta abbiamo affrontato il maestro dei maghi Arcana e il parassita Brukido Aga per una seconda volta. E alla fine, dopo il terzo duello, non ce la facevo più, dopo 30-40 turni ogni volta, e ho usato il deck che mi dà il computer. Comunque sia, è un deck più forte, eccetera, eccetera. Oggi, controllo delle mime. Delle mime? Non lo so. Sinceramente è un nome un po' particolare. Delle mime. Però affronteremo il mimo. Vediamo un po' cosa ci dice qua l'informatore robotico. Marik aveva due delle tre carte egizie, ma aveva bisogno ancora del puzzle del millennio per continuare il suo piano. Improvvisamente Yugi fu sfidato da un duellante chiamato il burattinaio. Yugi, preparati a duellare e a perdere il tuo puzzle. Marik! Ecco il mio schiavo mentale, il burattinaio silenzioso. Grazie alla potenza della mia barra del millennio, lui ti sconfiggerà. Codardo! Perché dovrei sprecare il mio tempo quando posso duellare attraverso le mie marionette? Io combatto con la potenza della mia barra del millennio e tu usi il tuo puzzle per duellare. Non c'è nessuna differenza. Ha ragione. Prima iniziare, vai, non mi interessa, voglio iniziare primo stavolta. Dopo la disfatta incredibile della scorsa volta. Oh mio Dio, oh no, i samurai abbiamo. Abbiamo i samurai. O attivare. No, no, non so neanche cosa ho in mano. Effetto della carta cosa? I samurai. Ogni giocatore manda due carte dallo salone al cimitero. Poi pesca due carte. Ma posso scegliere quali mandare? Perché se non posso. Ah, se. Aspetta. La giara trasformante perché mi fa cambiare tutta quanta la mano. Che non è proprio una mano malvagia, eh. Non è proprio una mano malvagia. Però questa è la posizione qui. Il Buster non mi servirebbe, quindi direi di attivarlo. Mandiamo il Buster e la Giara. Vediamo un po' che peschiamo. Non male davvero. Mettiamo Gardner in difesa e possiamo concludere la mano. Non è una mano malvagia, però c'è sempre di meglio. Yu-Gi-Oh! Ok, sì, ora lui inizia a mettere le carte per pescare, per non farmi attaccare. Ha messo due carte coperte. Allora io metterei in difesa lui. Lui, grazie alle gelatine, mi pare che può sacrificare con le gelatine. Però non può ancora farle, ma ci arriverà, ci arriverà. Richiamo la gelatina. Bene, comincia, comincia. Questa non viene distrutta in difesa, vero? Allora, spada che imprigiona la luce. Non è male. Potrei attivare la gelatina. Potrei controllare la gelatina. E fare un attacco di prepotenza, eh? Non sarebbe male. Facciamo così allora. Gli distruggo la gelatina. Così se vuole rievocarla paga 1000 life point. È a posto. E per. Sì. Qua, vabbè, dove la mette? Non posso attaccare, quindi me la. Basta così. Va bene, va bene. Boom, distrutta. Ottimo. Insomma, ha pescato. Se voglio attivare. No, 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 no. Aspetta, aspetta. Questa l'attiverò dopo se serve. Un altro richiamo. E vabbè. Vorrà dire che dopo. Non pensavo avesse un altro richiamo del posseduto. Attivo distruggicarte, che in realtà non è una buonissima mano. Anche perché posso ripescare solo una carta e Baphomet. Però facciamo così, guarda. Baphomet ha 1008 di difesa. Quindi, boh, non lo so, provo a caso, provo. Provo a fare qualcosa che non faccio mai. E via, voglio vedere se riesce a evocare Slifer. Un altro richiamo. Ma nessuna entrata fighissima in scena per lui? Quei 100 life point che mi ha tolto prima.
Prima a iniziare, va bene, non c'è problema, non c'è problema. Vediamo che combina, va. Cilindro magico! Ecco, era ora che arrivasse, cilindro magico. Lo aspettavo da un po'. Beh, una forza riflessa e via. Allora, lui gioca con il richiamo del posseduto, vero? Chilla, proprio chilla. Non ti preoccupare. Beh, insomma, mo, teniamo un attimino a bada per 3 turni. Poi dopo vediamo. Insomma, se evoca Slifer, allora gli butto la carta. Dragoverme. Ha evocato il drago vermicello. Allora, potrei fare la provata. Sacrifico il demone per evocare Baphomet, il Bafometto. Bene. Attiviamo il suo effetto. E abbiamo Gazelle, re delle bestiacce mitiche. Ora, gioco sta carta coperta. E termino il turno. Ok? Guardate mo che gli combino. Guarda, questo qua non se l'aspetta proprio. Non se lo aspetta, no, no, no. Abbiamo la zanna d'argento. Bene, bene, bene. Evochiamo il demonietto. In attacco. Qua. Evochiamo normalmente lui, Gazelle. Distruggiamo questa per il demone. Ok, non l'attiva. Ok, fase di battaglia. Attacchiamo questa, meno 100. E con Baphomet attacchiamo il demone. Insomma, piccoli danni, ma. Ci arriviamo a quelli grossi, ci arriviamo. Dai. L'anfora dell'avidità. Aia. Come siamo messi male? Beh, potrei evocare il combattente delle lame. Che dici? Buster Blader! Oh ragazzo, ragazzo mio, tu non sai che ti aspetta. Prego, prego, vadi pure. Vadi, ragioniere, batti lei. Distruggi mano. Ogni giocatore manda 2 carte dalla mano al cimitero. Io non ho 2 carte da mandare dalla mano al cimitero, quindi. Aspetta. Cos'ha il cimitero lui? Quindi non puoi evocarlo dal cimitero perché non c'è. Mi aspetto a evocare Zanna. Perché dico, mo sai che è? Lo faccio attaccare a tutti i costi. E magari dopo lo frego con forza riflessa. Però posso anche fregarlo semplicemente, eh? 2000. Cosa fa questa? Fermati. Non la conosco. Magosha Leon. Ma che è? Ah, non posso attaccarlo se controllo carte magia o trappola. Finché io le controllo. Non è un problema. Non le controllo. Ha anche coperte. Beh, doveva specificare. Ah, perché non l'ha specificato in effetti. Beh, insomma. Solo un mostro può attaccare durante ogni battle phase. A sto punto l'attivo, sta maledetta. Mi ha stufato a vederla. Da 1 e 2, vai. Non c'ho più niente in mano, però ne pesco altre due. Quel teschio evocato. Non mi dispiace. Ragazzo mio. Io però. Ho dichiarato battaglia. Vuoi attivare l'effetto? Sarebbe da distruggerlo, perché non posso attaccare, se no. Non posso sceglierlo come attaccante. Cioè, come carta da attaccare. Non hai evocato Slifer, il che è una bellissima cosa. Io ne sono molto, molto lieto. Molto. Bene, bene, bene. Non male. Ho vinto, è finita! Non può essere! Come ho potuto perdere con una carta divinità egizia nel mio deck? Perché non credi nel cuore delle carte? Oh, wow, Drago! Lo spirito oscuro rivelato. Era giunto il momento per le finali del torneo di Battle City. Ehi, guardate, Joy, Yugi e Mai! Adesso ognuno di noi ha 6 carte di localizzazione. Kaiba, Joy, Yugi e Mai furono i primi 4 duellanti a raggiungere le finali.
Il quinto finalista arrivò velocemente. Era Marik. Utilizzando il nome falso Namu, fece amicizia con te già durante il torneo. Il suo piano stava funzionando. Il nostro nuovo amico Namu! Yugi, è un onore conoscerti. Ogni amico di Joy e te è un mio amico. E se fa parte della Yakuza, amico tu. No, chiedo. E cosa ci fai qui? Perché stai indossando il dual disc? In quale altro modo avrei potuto vincere se carte di localizzazione? Già. Lui perché ha una carta particolare, ma potrebbe anche essersi infiltrato. Come hai fatto a raggiungere le finali? Duellando? Però attenzione perché arriva il settimo finalista. Oi oi. Cosa? Il tuo nome? Io sono Marik. Praticamente lo stesso effetto che ha avuto Light quando si è dichiarato come Kira di fronte alla polizia. Dunque, ci siamo appropinquati verso la battaglia finale nello stadio, il dirigibile. Yugi sapeva che c'era qualcosa che non andava con Bakura. Quello non è Bakura, è lo spirito maligno dell'anello del millennio. E scommetto che sta ancora tentando di prendersi 7 gettili del millennio. Questo duello sarà più difficile di quanto pensassi. Devo vincere. Il destino del mondo dipende da questo. Sei pronto a perdere tutto? Perché tutto questo trambusto? Cosa c'è intorno al collo di Bakura? Va bene, sì. Bene, cominciamo questo duello allora. Ragazzi, questo duello è uno dei miei preferiti. Bello, bello, bello questo. Inizio per primo. Ecco. Oh, che mano bella. Proprio godo. Top, ti avvoco Gazelle tanto per gradire. Vediamo un po' che combina. Anche se... Ok. Un giorno di pace, non credo proprio che sia pace. Oh, che cavolo. Sapete cosa? Evoco la maga. Così lei equipaggio con la formula magica e ha un enorme potenziale offensivo. In questo modo non può venire distrutta da paura oscura qualora riuscisse ad evocarla. Eccola qua. Bon. E non posso attaccare, quindi ciao. Aspettiamo. Evochiamo alfa. Ah, beta, voglio dire. Attenzione, attenzione a quello che dico. Boom, distrutta. Ok, prossimo turno. Prepara il tuo bel culino, Bakurino, perché ti distruggo. No. Non è male, però... No. Cioè, perché... Alla fine, a parte che è rottissima se riesci a evocarla. Cioè, ha sprecato una carta. Vabbè. Sopra lui. Bon. Gardna, custode dello scudo. Gardna, mettiamo in difesa e attacchiamo con beta. Buono. Non troppo. Perché sono cavoli ora. Perché a parte che deve aspettare un turno per giocarla perché è una trappola. Però se non altro ho tempo di attaccare. Mi prendo dal mio cimitero Gazelle, che ha 1500 di attacco. Mettiamola qui. Sacrifichiamo Gardana per evocare il teschio. Bello. Oh, quanto ci bello, zio. Allora, attacchiamo con lui. Death Visor. Buono. La maga. Prego, signorina. Attacchi lei. E attacchiamo anche con Gazelle. Ragazzi, direi che è fatta. A questo punto. Me la tiro malissimo, ma è fatta. Sì, sì, attivo la tavola. Attivo la tavola periodica. Che fai? Difesa. Attaccami!
Sì, maledetto, sì. Boom, e one. E l'altro no, per tutti i mostri scoperti. Devo evocare Slifer. Devo evocare Slifer. Purtroppo. Devo distruggere la maga. Bene, bene, bene. Sì, va bene. Peschi una N, bravo. Una vocale al prossimo turno, mi raccomando. Bisogna d'argento. Ma sono molto tranquillo. A questo punto non mi sembra che abbia insetto mangiauomini, perché non si usa più oramai. A questi livelli non si usa più. E attacchiamo con Zanna e vinta! Wow, Bakura, che robina, che robina. Bakura, stai bene? Ehi, dove mi trovo? Adesso sei con i tuoi amici. Sono contento che Bakura stia bene. Stia, ma... italiano. L'anello del millennio è un po' come il mio puzzle, contiene uno spirito antico che dipende da qualcun altro per avere la possibilità di esistere, ma solo perché Bakura è il diretto discendente di quel ladro di artefatti e robe varie, quindi facciamo del nostro meglio. Bene, la N e la L, quell'altra no. Il risveglio del male, questa è bellissima. Mentre tutti aspettavano l'inizio del prossimo duello, Yugi tornò nella sua stanza per riposare. Fu improvvisamente sorpreso da un uomo che indossava una tunica e un turbante. Il suo nome era Shadi, ed era venuto a fornire una guida a Yugi per le sfide che lo attendevano. Questo, ragazzi, nell'anime non ha nulla di importante come ruolo, compare alla fine, mentre nel manga e nella prima serie storica di Yu-Gi-Oh!, perché c'era anche una Season 0. Lui era importantissimo, lui era un punto cardine della storia, poi purtroppo... No, facciamo il gioco delle carte e rifacciamo tutta quanta la serie senza un motivo valido. Bene. Io sono il guardiano dei sette oggetti del millennio, sono qui perché ho avvertito un disturbo nell'allineamento mistico, ancora una volta. Tutti e sette gli oggetti del millennio sono a bordo di questo dirigibile, così come le tre carte divinità egizie. Il che significa che tutti gli oggetti in grado di salvare e distruggere il mondo sono proprio qui. Davvero? La sicurezza della Terra dipende da te, Yugi. Presta attenzione alle mie parole. Se le persone sbagliate ottengono il controllo di un oggetto del millennio o una delle tre carte divinità egizie, i risultati potrebbero essere catastrofici. È quasi accaduto una volta in passato, quando Pegasus creò i Duel Monsters. Ma come? Tutto iniziò quando Pegasus arrivò in Egitto. Stava cercando un metodo per ricongiursi con il suo amore perduto. La sua ricerca lo portò da me, ed io gli consegnai l'occhio del millennio perché era destinato a possederlo. Poco dopo, egli scoprì le origini degli antichi giochi delle ombre egizi. Pegasus diventò ossessionato da questi giochi e decise di dedicare la sua vita a ricrearli. In realtà Pegasus era destinato ad averlo, ma l'hai scoperto per caso. Tu gli hai detto, vabbè, mettiti l'occhio, se funziona bene, se non funziona muori. Essenzialmente. Così guidai Pegasus in una camera sotterranea nascosta. Pegasus entrò nella camera poco illuminata. Come promesso, lo diresse nell'antico luogo di riposo delle tavolette delle divinità egizie. Pegasus trovò quello che cercava, senza sapere che stava per scatenare una forza devastante mai vista prima. Ma scusami, anche copia i mostri erano comunque solo un disegno. A meno che il potere dell'oggetto del millennio gli dava un potere ulteriore oltre a guardare nel futuro, ovvero quello di imprimere su qualsiasi cosa egli disegnasse il vero spirito delle divinità egizie e dei mostri, ecco, questo. Pegasus completò i prototipi delle tre carte, tornò in Egitto per sigillarle e risparmiare al mondo il loro potere assoluto. E con l'aiuto di Shizu ci riuscì. E poi Marik cercò di rubarle? Sì. E se dovesse mettere le mani su tutte e tre le carte, i risultati sarebbero devastanti. Ti posso assicurare che Marik non avrà mai tutte e tre le carte divinità egizie. È arrossito, grande faraone! È un onore per me essere alla tua presenza ancora una volta. E ecco un altro torneo che si avvicina. Odion, in realtà, contro Joy Wheeler. È arrivato il momento di duellare. E distruggerti!
Non ci contare, Marek, non ho paura di te. Marek. Tartaruga di 30.000 anni. Bon. Attivo, sepoltura sciocca. Mando Jinzo al cimitero. E lo evoco. Grazie a mostro resuscitato. Qualcuno qui mi dice... Non potrei evocare... Nessun mostro, amico mio. Perché quelle sono ancora carte trappola. Lo sai? Ma evoco la pantera tanto per evocarla, perché non sacrificherò mai Jinzo per attaccare. Sono scemo? Sì, sono scemo, ma non proprio ritardato. Sì, prendi quello che ti pare, amico mio. Prendi quello che vuoi. Tanto con Jinzo in campo non puoi fare nulla. Nulla di nulla. Sì. Complimenti. Spada alligatore, via qui. Ragazzi, ragazzi, ci siamo? Un treno di danni in arrivo? Un fracco, come dite voi giovani? Io sono vecchio oramai, sono del 91, sono vecchio. Via, offriamo la spada per attaccare con la panterozza. E... 5 turni, 6 turni. Prego, prego, vadi. Batti lei, ragioniere. Oh, ragazzi, che goduria quando è così. No, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Non lo faccio. Tranquilli. Voglio solo attaccare con la pantera e sacrificare lo stregone. Per poi finirlo con Jinzo. Vedi, quando peschi le carte giuste, il duello, 6 turni e finisce. Il deck di Odion conteneva una copia di una carta divinità egizia. Questo fece arrabbiare gli dei, i quali colpirono con un fulmine Joy e Odion, mandandoli al tappeto. Ma che c'entra Joy, poverino? Era lì, povero scemo! Lo evoca lui, ma attaccate lui, no? Maestro Marik, io non sono degno di controllare questa carta, così come non ero degno di essere parte della tua famiglia. Odion! Ho fatto del mio meglio per servirti, padrone. Ho provato. Odion dedicò la sua vita a proteggere Marik, contenendo il male dentro di esso. Ma adesso Odion era indebolito. Il controllo sul male stava perdendo la sua forza. Joy, perdonami. È stato un onore duellare con te. Anche per me. E grazie a quel fulmine non dimenticherò mai questo duello per un po'. Ora che è finito, puoi dire la verità. Non sei Marik. Allora, chi sei? Sono solo un servitore del vero maestro Marik. Mostra la tua vera identità, Marik! Sì, è vero. Io sono infatti il vero Marik, sciocchi! Namu ci hai mentito! Eh sì, voleva avvicinarsi a Yugi. Ora finalmente posso finire il lavoro che i miei servi patetici non potevano finire. Yugi! Il tuo puzzle e la sua potenza saranno presto al posto giusto! Oh no, il grande male nascosto dentro Marik ha un lato ancora più oscuro! Ma come? Cioè, Marik è malvagio, ma il suo mal la sua parte malvagia è ancora più malvagia! Bene! Marik! Cosa sta succedendo? Finalmente sono libero, il che significa che posso fare le cose a modo mio. Sono stato incatenato per molti anni da quel pazzo di Odion. Tu chi sei? Sono il vero Marik, e io non sono così gentile come quello che hai appena conosciuto. Presto finirò il lavoro che lui non ha potuto completare e mi prenderò i tuoi poteri. Che bel duello che faremo ora contro Marik, vero? Il prossimo duello sarà contro Shizu, ma devo anche recuperare questi duelli invertiti che non ho fatto. In ogni modo, ragazzi, il video termina qui. Tre duelli oggi belli potenti. E fra poco finiremo anche la storia del primo Yu-Gi-Oh! E poi passeremo a GX e poi dopo anche alle altre. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione, come sempre, il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!